Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato alla ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono latte intero, panna fresca, zucchero, ricotta di pecora, cannella e marsala. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero. E li facciamo polverizzare in 15 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il latte. La panna, il marsala. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 5 minuti a 80 gradi, velocità 1. Trasferiamo il composto in un contenitore, laviamo e asciughiamo il boccale. Abbiamo lavato e asciugato il boccale, adesso mettiamo all'interno la ricotta. E azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 4. Adesso chiudiamo il bimby solo con il coperchio senza il misurino e lo azioniamo per 30 secondi a velocità 1. Con le lame in movimento verseremo il composto dal foro del coperchio. Riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 4. Trasferiamo il composto in un contenitore basso e largo. Posizioniamolo in freezer per 6-8 ore. Abbiamo ripreso il gelato dal congelatore, lasciamolo riposare qualche minuto a temperatura ambiente prima di servirlo. Gelato alla ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.